Siamo lodati Gesù e Maria. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, molto bello, è l'inaugurazione del ministero pubblico di Gesù secondo Matteo, che ruota intorno alle grandi esortazioni introduttorie al suo ministero pubblico di Gesù. Convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Ci sarà una domenica, tra non molto, che avremo modo di approfondire molto questo invito di Gesù. Oggi volgiamo lo sguardo sulla prima lettura di San Giovanni Apostolo, perché è un concentrato primo di quello che è proprio la dottrina dell'Evangelista, non soltanto nelle lettere ma anche nel Vangelo, e secondo perché contiene delle indicazioni che sembrano, come dire, arcaiche, ma sono invece molto attuali. Se noi ricordiamo, e quello che ci stiamo dicendo ormai sono più di un anno che facciamo gli incontri sul Vangelo di San Giovanni, il prossimo con i superstiti realmente presenti di persona sarà a proposito martedì prossimo, e sappiamo che nel Vangelo di Giovanni ci sono due grandi accentuazioni nella teologia giovannea. Primo, secondo San Giovanni i peccati si riducono tutti quanti a uno: non credere in Gesù Cristo, lo abbiamo anche la prima lettura, non credere che Gesù è colui che il Padre ha mandato e che lui è il nostro tutto, tutto ruota all'intorno. E secondo, sappiamo che San Giovanni è l'apostolo dell'amore. Il Gesù di San Giovanni è quello che dice: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Cosa ci ha detto oggi, proprio all'inizio della lettura, no? Questo è il suo comandamento, dice: noi siamo graditi a Dio se osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. E quali sarebbero questi comandamenti? San Giovanni mica parla e dice comandamenti, non è che non ci crede e dice comandamenti, per carità, ma questi sono contenuti in questa sua grande intuizione, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. Chi fa questo stia tranquillo, perché chi osserva questi comandamenti, prosegue, rimane in Dio e Dio rimane in lui, e nella misura in cui questo accade in noi c'è lo Spirito Santo che ci guida dovunque. A fronte dello Spirito Santo, e qui introduce la seconda parte della lettura, c'è un altro spirito, non lo Spirito di Dio, ma vari spiriti provenienti da fonti inquinate che non sono la fonte divina. C'è una fonte divina, che è lo Spirito Santo, quella di cui parla Gesù nel Vangelo. L'acqua che io vi darò, sempre il Vangelo di Giovanni, vi ricordate il discorso con la Samaritana, diventerà in voi sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Quella è acqua pura, quella è acqua buona. Poi ci sono una montagna di fonti inquinate, il profeta Geremia le chiama cisterne screpolate, robaccia, e dice che il minimo comune denominatore di questa robaccia è questo: ogni spirito che riconosce che Gesù è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Voi ci avete idea di quante sette stanno in giro adesso nel mondo, anche molte fuoriuscite a suo tempo dalla Chiesa Cattolica, che sono accomunate da questo: non riconoscere veramente che Gesù è Dio. Oppure, altra cosa, al termine della lettera San Giovanni dice: noi siamo da Dio, parla degli apostoli, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta, attenzione, Da questo noi distinguiamo lo spirito della verità dallo spirito dell'errore. Quindi le due manifestazioni dei falsi spiriti sono: uno, non riconoscere che Gesù Cristo è Dio, ma secondo, avete capito di cosa parla? Chi non ascolta noi non è da Dio, noi chi? Gli apostoli. Dove stanno gli apostoli? Chi sono adesso gli apostoli? Chi sono gli apostoli? Sono i vescovi, sono così come sono, capito? Sono il Papa e i vescovi. Allora, un criterio discriminante, perché tutte quante le sette tuttora esistenti, e queste anche quelle che affermano di credere che Gesù Cristo è Dio, si sono staccate dalla fonte. Attenzione, prendendo sempre dei pretesti, perché se uno guarda a quello che nella Chiesa c'è di umano, ce ne andiamo tutti quanti, tutti andiamo a casa, capite? Cioè, la Chiesa sulla terra non è la comunità dei perfettissimi, non lo è, d'accordo? Ci sono limiti a volte grossi, a volte evidenti,
anche nei pastori, basta guardarsi intorno, basta studiare un pochino di storia, ma la forza della Chiesa non è data dalla sua inesistente perfezione in tutti i suoi membri che ne fanno storicamente parte, ma dal fatto che Gesù Cristo l'ha voluta e gli ha dato tutte le attrezzature per mandare avanti la sua missione nel tempo della storia, e dal fatto che ha promesso che le porte degli inferi non prevarranno. Capite? Per cui le due grandi tentazioni del diavolo è: rinnega Cristo e rinnega la Chiesa. Alla seconda non ci fa caso quasi nessuno, alla prima magari, ma la seconda è pericolosissima, perché se noi ci stacchiamo dal corpo di Cristo, che è la Chiesa, noi ci stacchiamo pure dal capo, e sicuramente ci troveremo avvelenati in qualche fonte balorda. Mi raccomando, fate attenzione a queste cose, perché adesso in giro, non so chi di voi frequenta web o cose, cioè c'è stato tutto e di più, di tutto e di più. Bisogna prendere le orecchie, dice, non ascoltateli, capito? Chi è da Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Usa dei termini abbastanza forti San Giovanni, capite? Noi dobbiamo a volte, come dire, tutelarci un po', perché non ce l'ordina il medico ad andarci ad abbeverare a fonti avvelenate. Non è una prescrizione medica, anzi il medico ti dice bevi l'acqua pura, bevi l'acqua che ti fa bene, d'accordo? Cioè, la vecchia tentazione del serpente dice, ma tu prova, dice, tanto se conosci il male tu provi e poi ne fai a meno. Siamo sicuri? Perché tutti quelli che sono stati accalappiati da queste realtà che sono veramente variegate, all'inizio stavano, vediamo un attimo, tu vedi un attimo e poi vieni cooptato dentro e non ce la fai a controllare. Questo è un principio molto molto importante. Il male non serve conoscerlo, anzi è pericoloso conoscerlo, perché c'è pericolo che una volta che tu l'hai conosciuto te se prende e te se porta. Invece il bene non c'ha nessuna controindicazione, perché il bene non ha nessuna controindicazione, e dentro il bene tu ci rimani tanto quanto fino a quando liberamente scegli e decidi di starci. Perché se c'è una cosa che Dio non farà mai, non trattiene nessuno con le catene e con la violenza. Questa è la grande differenza che c'è anche tra il corpo ecclesiale e tutte le multiformi realtà para-ecclesiali, pseudo-ecclesiali o anti-ecclesiali o addirittura settarie che girano intorno all'interland del, chiamiamolo in senso grande, religioso. La libertà si respira in ecclesia, dicevano gli antichi, come ecclesia e sub-ecclesia, nella chiesa, con la chiesa e sotto la chiesa, cioè serenamente e gioiosamente sottomessi a coloro che nella Chiesa hanno ricevuto il compito di pascere e di guidare il popolo santo di Dio. Vi prego di tenerle presente queste cose, perché sono discorsi molto molto attuali, più di quanto pensiamo, e in momenti delicati le idee devono essere sempre chiare e distinte, ancora più del solito, perché nessuno ci porti mai lontano dalla buona strada. Siamo lodati Gesù e Maria.